pochi attimi anziché un'ora per abbassare la pressione dell'occhio e debellare il glaucoma grazie ad uno stent gelatinoso usato in via sperimentale in Italia solo da pochi centri d'eccellenza. La Banca degli Occhi dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila, insieme con la microchirurgia oculare, hanno dunque effettuato nelle scorse settimane la nona operazione con una tecnica che rientra in un progetto pilota a livello nazionale. Un orizzonte nuovo per la chirurgia antiglaucoma: con un'invasione compressa ai minimi termini, tempi di recupero dei pazienti molto veloci, meno sofferenze e soprattutto meno complicanze, assai ridotte rispetto all'intervento tradizionale. Le operazioni effettuate con questo nuovo sistema, l'ultima delle quali compiuta nei giorni scorsi, sono perfettamente riuscite e ora i pazienti sono seguiti, come accade anche per gli interventi con metodo tradizionale, per valutare appieno gli effetti legati all'innovativo trattamento. Anziché praticare un taglio, ha dichiarato Germano Genitti, direttore della Banca degli Occhi, tramite un iniettore viene inserito uno stent drenante in gelatina, vale a dire un minuscolo cilindro che consente di far defluire l'anomalo accumulo di liquido oculare che si forma all'interno dell'occhio e che, provocando l'innalzamento della pressione intraoculare, causa l'insorgenza del glaucoma. L'efficacia del trattamento e la velocità di recupero del paziente assume un aspetto importante in considerazione della forte incidenza del glaucoma, che in tutto il mondo colpisce circa 70 milioni di persone e rappresenta la seconda causa di cecità.